Grazie ancora a voi di essere qui, abbiamo la fortuna oggi di presentare un libro che almeno a noi in Italia medievale interessa tanto ed è piaciuto molto, che è La lirica romanza nel Medioevo, del professor Luciano Formisano, ordinario di filologia romanza all'Università di Bologna. Perché? Perché la lirica romanza si colloca in un arco temporale ben definito, nei secoli centrali del Medioevo, che sono quelli che a noi piacciono in modo particolare, perché c'è un'evoluzione che non riguarda solo la parte letteraria e la produzione letteraria, ma riguarda tutta la società. Io non vorrei rubare altro tempo al professor Formisano e vorrei anche che poi alla fine, se avrete voglia, come sempre nei nostri incontri, siete liberi di porre tutte le domande che volete al professore. Vorrei che adesso fosse lui a parlarci di questo volume e di questo argomento così interessante. Grazie ancora a tutti e buon ascolto. Grazie. È un volume, come appunto è stato già introdotto, che ha un'ottica, adotta un'ottica fondamentalmente storico-letteraria, è la mia professione, io mi occupo. Filologia romanza è una disciplina un po' strana, ma fondamentalmente è una disciplina che si occupa di lingue, letterature, romanze, quindi dall'area iberica all'attuale Romania e volendo anche alle lingue, letterature, romanze del nuovo mondo, quindi sulla scorta, sulla scia della diffusione del francese, del portoghese e dello spagnolo nei nuovi mondi, a Oriente e soprattutto a Occidente. In Italia la romanistica è soprattutto medievistica e quindi fondamentalmente noi romanisti ci occupiamo di letterature e romanze medievali. È un libro nato con un intento didattico, è l'aggiornamento di un capitolo denso, apparso in un volume ambizioso del 94, a cura di Costanzo Di Girolamo. Il volume si intitolava, sempre uscito per il Mulino, Letteratura e romanza del Medioevo. E questo mio libricino era appunto il capitolo dedicato alla lirica romanza. E poi da più parti mi è stato chiesto di ristampare, ovviamente aggiornandolo nella bibliografia, e quella anche, devo dire, tentando di semplificarlo, perché non vi è dubbio che l'argomento impone una densità che non sempre è facile districare, sbrogliare. Perché io qui parlo, tento di parlare di lirica romanza del Medioevo andando al di là di quelli che più o meno tutti conoscono, no? I trovatori che costituiscono sempre dei manuali anche, no? Delle scuole secondarie, un capitolo, no? La poesia dei trovatori, o perlomeno lo costituivano, e già è tanto e si continua ancora a parlare di trovatori. Quando i siciliani esplodono improvvisamente, probabilmente preceduti da una lirica sotterranea, ma quando esplode la grande scuola poetica siciliana, appunto dicevo, primi decenni del 200, i trovatori ormai hanno allora attivo una straordinaria produzione, sono già stati seguiti dai francesi, la più antica lirica d'arte francese è databile intorno al 1160-1170 e stanno per apparire gli eredi iberici dei trovatori, e cioè i trovatori galego-portoghesi. Quindi è gioco forza spostare il quadro dalla nostra penisola all'area romanza centro-occidentale. L'Iberia, in particolare la Galizia, il Portogallo,
appunto alla Francia del Nord, alla Francia propriamente detta, alla Francia del Sud, cioè il dominio linguisticamente occitano, più semplicemente provenzale. E appunto è quello che intendo di fare in questo libro, se non altro appunto proprio per indicare come la nostra letteratura nasca spesso con ultima all'interno di un quadro molto mosso. Del resto che la nostra lirica abbia avuto dei precursori illustri era già chiaro al nostro più antico storico della letteratura. Chi è il più antico storico della letteratura italiana? Dante. Dante, nel De vulgare eloquenzia, dice a chiare lettere, parla a chiare lettere, di un idioma trifario, a tre bocche, che identifica appunto i soldoni con l'italiano, il francese e il provenzale, bocche che, diciamo, concordano in alcune parole ed espressioni, e in particolare non poteva che scegliere, per dimostrarlo, la parola amore. Ed ecco che allora, accanto a una canzone di Guido Guinizelli, Cor gentil rempaina sempre amore, cita un testo provenzale e un testo francese. Quindi era ben chiara l'esistenza di una letteratura, di una poesia, una lirica d'arte parallela e precedente, anzi quella italiana, rappresentata dai trovatori e dai francesi. Uno dei capitoli della fortuna della poesia provenzale in Italia è proprio rappresentata dai provenzali che all'inizio del 200, la cosiddetta diaspora dovuta alla crociata albigese, lasciano appunto le corti del sud della Francia, dove l'aria si era fatta un po' irrespirabile, e trovano rifugio presso le corti italiane, non solo presso le corti ma anche presso le città italiane. L'unico a non accoglierli sarà Federico II di Svevia, ma lì Federico II, che conosceva sicuramente la lirica provenzale oltre al Minnesang, antico alto tedesco, perché poeta era suo padre Enrico VI, Federico II era lungimirante, sapeva che i provenzali avevano fra i loro generi prediletti il sirventese, e un imperatore assolutista, ancorché di un assolutismo in parte moderno come Federico II, non poteva permettere che i sirventesi circolassero in Italia. E infatti, guarda caso, i poeti della nostra scuola siciliana sono tutti poeti d'amore, non c'è una poesia politica se non una canzone con un breve accenno di carattere politico, ma non polemico e non di politica interna. Nel mio libro tento di dare un'idea di questa comunità più vasta, soprattutto di indicare qui, attraverso in particolare i trovatori, di far ben chiaro che la lirica, in particolare dei trovatori, la lirica d'arte, la lirica dei trovatori è il primo esempio di lirica d'arte europea, e anzi il primo esempio di lirica europea moderna. La modernità nasce nel Medioevo, nasce la modernità lirica, nasce con i trovatori. È una lingua, la prima a parlare, i trovatori sono i primi a parlare, a rivolgersi al cuore in un volgare materno e non in latino. Sono i primi a parlare di attualità e non di amori mitologici, classici, a rivolgersi a un pubblico, sì, un pubblico di elite, ma che si è tendenzialmente aperto, perché è un volgare materno. E infatti, come è stato detto anche nella breve ma efficace introduzione, questo pubblico si andrà sempre più aprendo, vi sarà un allargamento democratico del sapere e della cultura, al punto che grazie a questa lirica d'arte l'antica opposizione fra i chierici, i clerici, coloro che sanno leggere e scrivere perché sanno di latino, e i laici, cioè coloro che non sanno di latino, questa opposizione viene superata, perché i valori
della cultura classica, della cultura latina, passeranno alla cultura in lingua volgare. E quindi, e con un progressivo allargamento del pubblico, dal pubblico delle corti al pubblico delle città, che rivendicherà una nuova cortesia, una nobiltà, poniamo, del cuore, non della nascita. Anche questo è un concetto fondamentalmente trovatorico, che la, al di là, diciamo, degli appigli legati ad Aristotele, l'etica nicomachea, al di là, ma Aristotele non arriva nelle masse, a livello di, diciamo, di consapevolezza, la nobiltà di cuore non di nascita, è la lirica che lancia quest'idea, e il romanzo, che della lirica è un fiancheggiatore, il romanzo francese in particolare, riprende questa nozione e la diffonde in maniera, come dire, più accessibile a tutti. Il romanzo per sua natura è, ancora oggi, è più accessibile a tutti. Pensate che per questa letteratura, questa lirica, no? Era talmente raffinata, anche complessa, con delle personalità molto distinte, che ha creato al suo intorno tutta una serie di sussidi, chiameremo oggi, didattici. E ad esempio, proprio in Italia, per comprendere una poesia che è una lingua diversa, proprio in Italia si elabora la più antica grammatica della lingua provenzale, il Donatus Provincialis, Donat Provençal, la prima grammatica di una lingua europea moderna, proprio per studiare, dare lo strumento per capire questi testi e per comporre da parte degli italiani in provenzale. Sempre in Italia, in particolare in quelli di Treviso, alla corte di Alberico dal Romano, fratello del più noto Zerino, un poeta provenzale, Ugo di Saint-Cyrc, Uc dei Saint-Cyrc, si stabilisce intorno al 1240 e scrive la maggior parte delle biografie dei trovatori giunte fino a noi. C'è l'esigenza per un pubblico di stranieri, quali erano gli italiani, di avere delle biografie, degli accessus ad autores, degli strumenti che permettessero di accedere, e quindi anche la biografia letteraria nasce suscitata da questa lirica, nasce la curiosità di sapere chi era Bernard de Ventadorn, chi era Bertrand de Born. È vero che Bertrand de Born è stato talmente istigatore, no? Di lotte fra padre e figli, i Plantageneti, tanto che poi se ne ricorderà Dante nel 28° dell'Inferno, mettendolo fra i seminatori di discordi e di scandali. Quindi nasce una storiografia letteraria intorno alla poesia dei trovatori. Quindi vedete questo fenomeno apparentemente liquidabile, forse in poche parole, in realtà ha suscitato grammatiche, biografie e anche commenti, perché accanto alle biografie, alle vidas, ci sono anche le rasos, le ragioni, cioè i commenti che cercano di spiegare le occasioni della poesia. Lirica dei trovieri. Troviero è la parola francese corrispondente al provenzale trovatore. Trouver, troveor, in provenzale trovaire, caso soggetto, trovador, caso obbligo. E intorno appunto al 1160-1170. Ed è una generazione che produrrà moltissimo, e troverà forse il suo massimo rappresentante in quel Rex Navarre, citato appunto da Dante, l'unico dei trovieri citato da Dante nel Vulgare Eloquenzia, con due canzoni, ma una non è sua, una è un altro troviero, Dante lì si era equivocato. Rex Navarre, cioè Thibaut di Champagne, conte di Champagne e re di Navarre. Conte di Champagne, re di Navarra, Champagne est, la Navarra ovviamente è ai confini con la Spagna, io parlo della Navarra francese, non quella spagnola, e mettevi
visto regioni così lontane che però possono avere un unico signore. Ecco, l'internazionalismo delle corti, il fatto che appunto i legami spesso matrimoniali di consanguinità fra le corti è stato sicuramente uno dei fenomeni che ha favorito questa, la diffusione di questa lirica. Lirica che giunge fino all'Ungheria, ad esempio un Peregrinato giunge fino all'Ungheria, giunge fino all'Oriente Latino, la quarta crociata che fonderà il brevissimo, ma poi non così breve, Impero Latino d'Oriente. La quarta crociata vede la partecipazione attiva con Bonifacio del Monferrato di una serie di trovatori e di trovieri. Già nella terza crociata si incontrano sui campi di battaglia, si incontrano trovatori provenzali, trovieri francesi e i loro confratelli di lingua germanica, i Minnesänger, i cantori della Minne, quello che è l'amore cortese. I più antichi esempi di lirica italiana documentati sono un esperimento di Raimbaud de Vacheras. Come gli italiani scrivevano in provenzale, Raimbaud, Globetrotter, ci ha lasciato un contrasto bilingue fra un trovatore provenzale e una popolana genovese. Una popolana genovese, che ovviamente era meglio, no? Il trovatore provenzale è un divertissimone, un divertimento, è anche autoironico, un trovatore che dice parole dolci, ma ingannevoli, no? Per sedurre la popolana con la sua sana morale, vero? Di popolana, insomma, dice siete un provenzale sciagurato, andate via, no? I provenzali sono sempre così, quindi c'è un sottile gioco autoironico di autocitazione. Ebbene, le strofe si alternano in provenzale e in un volgare, che possiamo dire ligure, genovese, un volgare lombardo occidentale, lombardo nel senso medievale del termine, no? Nord italiano dell'ovest. Siciliani, questa poesia è fondamentalmente una poesia d'amore, quindi in qualche modo l'opzione italiana è un'opzione asfittica, asfittica perché taglia corto, rompe con tutta una serie di generi che invece i trovatori e i trovieri francesi avevano coltivato, i trovatori il genere del sirventese, i trovieri anche loro canzoni di donna o canzoni di carattere musicale, che in Italia restano confinati un po' nelle periferie. Non a caso Dante nella Vita Nuova, nel 25esimo della Vita Nuova, laddove vuole giustificarsi per aver personificato amore nel sonetto Io mi sentì svegliar dentro al cuore, per giustificarsi di aver appunto personificato amore, dice questa licenza della personificazione e in genere le figure o colori retorici sono permesse a poeti latini, non si vede perché non debbono essere permesse ai dicitori per prima in volgare, cioè ai poeti in volgare. E dice in particolare la poesia in volgare è nata per parlare a donna, perché le donne non hanno frequentato ovviamente le scuole, le università, non sanno di latino. È nata per parlare a donna. E circa 150 anni fa, quindi date una cronologia abbastanza precisa, non conosco ovviamente i trovatori più antichi, ma circa 150 anni fa, a partire dalla Vita Nuova, significa arrivare intorno al 1140, quindi alle prime generazioni dei trovatori. Beh, io direi se era già questo il vostro compagno. Ungino bel ungino, l'ure a tus pais. Ungino bel ungino, l'ure a tus pais. La principia la guerra, la papo di finir. La principia la guerra.